Lo straordinario fenomeno della statua della Madonna che trasuda olio e miele. Salve a tutti, carissimi. Oggi voglio parlarvi di un fenomeno veramente straordinario. Già ve ne avevo parlato in un'altra occasione, però non avevo delle immagini video da mostrarvi. Adesso invece vi posso far vedere questo fenomeno in tutta la sua, spettacolarità e straordinarietà attraverso delle immagini video, ma andiamo con ordine. Nel 1991 in Brasile una signora, una certa Lilian Aparecida, ricevette in dono da un'amica di ritorno da Fatima proprio una statua della Vergine Santa di Fatima in preghiera. A un certo punto, questa signora, che era solita pregare, nella sua casa proprio davanti a questa statua, si accorse che essa aveva incominciato a trasudare miele ed olio. Quindi decise di donare questa statua alla chiesa, alla parrocchia, insomma, della città dove la risiedeva. La chiesa di San José e Santa Teresita ad Aguas de Santa Barbara. E da allora praticamente questa statua ha attirato l'attenzione dei fedeli un po' da tutto il mondo. Questo miele, quest'olio che sono trasudati dalla statua sono stati oggetto di tutta una serie di analisi e sembra che si tratti di varietà di miele e di olio che assolutamente non esistono sulla faccia della terra, però gli accertamenti sono ancora in corso. E si tratta veramente di un fenomeno straordinario che ormai va avanti ininterrottamente dal 1991, attirando fedeli da tutto il mondo che appunto sono molto curiosi di pregare davanti a questa statua e alcuni raccolgono il liquido appunto di olio e di miele che viene emesso da questa statua. Probabile pure che ci siano stati fenomeni miracolosi legati appunto a questa sostanza trasudata appunto dalla statua della Vergine Maria. Il fenomeno si è ripetuto anche il 3 dicembre del 2023 alla presenza di cinque preti durante una santa messa celebrata a Betim, nello stato di Minas Gerais, sempre in Brasile. E sono contenta di potervi mostrare finalmente le immagini di questa trasudazione veramente miracolosa e spero, insomma, che pregando davanti a questa statua anche nelle vostre vite possano esserci tante benedizioni e accadere tantissime cose belle. Bene, vi lascio a queste straordinarie immagini, carissimi. Santa preghiera, santa meditazione e santa contemplazione. A presto, cari. Thank you.